Cari amici del Dindon Caffè, buongiorno a tutti e buona festa dell'Epifania. È un video che si intromette dentro in una serie di altri video perché mentre riflettevo sulla festa di oggi e pensando un po' anche all'omelia di oggi, mi è venuto questo pensiero che è un po' controcorrente rispetto a tutte le interpretazioni che ho sempre letto e che abbiamo sempre ascoltato anche nella predicazione. Ora non voglio dire che sia un pensiero dirimente, cioè che deve dirigere, però ve lo regalo così come mi è venuto, perché mi piace e mi sembra che dentro nella logica interna dei Vangeli ci stia bene. Mi riferisco ai tre doni che portano questi misteriosi personaggi, i quali cercano Gesù secondo la logica del potere. Lo cercano infatti nella reggia, lo cercano tra i potenti, perché cercano un re, la nascita di un re, e come tale lo trattano e quindi presentano l'oro, l'incenso e la mirra. Già il professor De Matola, chi ha visto i video che avevo preparato per Caritas sull'ambiente, aveva fatto notare che due doni dei tre sono alberi: l'albero della mirra e l'albero dell'incenso, sono due piante. E poi c'è questo regalo di valore, l'oro. E giustamente potremmo domandarci: ma che fine ha fatto questo oro? Ecco, la prima tentazione sarebbe quello proprio di pensare che Gesù sia diventato ricco, la famiglia di Gesù sia diventata ricca. Ma in realtà mi è venuto in mente questo pensiero, che se io ti regalo dell'oro, io non ti ho reso ricco, piuttosto ti ho reso dipendente dalla mia ricchezza e quindi anche ricattabile. E quindi il primo dono, quello dell'oro, è sicuramente un dono estremamente subdolo. È il dono che rappresenta il potere, e un potere che chiederà la controparte. Ma se ci pensiamo, anche negli altri due è la stessa cosa, perché l'incenso è l'albero da cui si ricavano le essenze per i profumi del tempio, e la mirra è quell'altro albero dal quale si ricavano le essenze per gli unguenti regali. E allora osserviamo com'è stata la vita di Gesù. La vita di Gesù è stato un liberarsi di questi tre regali. Gesù ha rifiutato gli onori del Tempio, ha rifiutato la gloria del potere imperiale e ha rifiutato il potere che viene dal denaro e dall'oro. Gesù finisce la sua vita tra dei malfattori, dei ladri, dei briganti, buttato fuori dal potere religioso e ucciso per mano del potere imperiale. Ecco, forse questo tipo di rilettura rimette meglio in chiaro qual è stato il percorso di Gesù. Gesù riceve questi regali e lungo tutta la sua vita se ne libera. Pensiamoci. A me è un pensiero che è piaciuto molto. Ve lo regalo così, come l'ho pensato. Scrivetemi le vostre impressioni, le vostre idee, quello che vi suggerisce questo pensiero. Buona festa dell'Epifania a tutti. Ciao.